Riunione della cabina di regia per l'emergenza Covid-19 convocata dal sindaco di Sulmona per fare il punto della situazione. La variante Omicron fa la sua comparsa distribuita sull'intera area Peligno-Sangrina. In effetti a Sulmona, come il resto del territorio nazionale, la situazione è abbastanza particolare, diciamo critica, nel senso che l'incidenza dei contagi è molto elevata, ogni giorno arriva il report delle persone positive e siamo sempre attestati su numeri molto alti. Fortunatamente però possiamo anche dire che dal punto di vista dello stress sulle strutture ospedaliere possiamo dire che la situazione è ancora sotto controllo. Però dicevo critica perché c'è un'altissima incidenza di contagi e questo ci induce a fare un'attività di monitoraggio. Dopo lo screening che abbiamo fatto la scorsa settimana, prima della riapertura delle attività didattiche, io mi ero riservato di fare il punto della situazione con i soggetti istituzionali che sono portatori di interesse, di problemi o che sono i punti di riferimento dell'azione sanitaria sul nostro territorio. Per questo ho convocato una riunione con rappresentanti della ASL, dei medici di medicina generale, del Tribunale del Malato, della Protezione Civile Comunale, perché esistono una serie di questioni connesse all'emergenza Covid che vanno comunque esaminate. Il centro Abruzzo in termini percentuali comunque la zona meno colpita su scala provinciale. Non c'è una preoccupazione particolare, c'è la normale preoccupazione che nasce dal senso di responsabilità, che è quella appunto di cercare di governare il fenomeno nella migliore misura possibile. Non c'è la preoccupazione dello scorso anno, chiaramente, perché abbiamo una virulenza della malattia che fortunatamente è di gran lunga inferiore rispetto al passato. Però dobbiamo comunque porre in essere tutte le azioni possibili per cercare di fronteggiare il fenomeno. Esiste però, come dicevo, una percentuale di positivi che rileviamo ogni giorno, giorno per giorno, che è ancora molto alta. Per questo bisogna cercare di adottare tutte le misure precauzionali possibili e anche da parte delle istituzioni si può fare un'azione concertata con le istituzioni preposte per cercare di studiare il fenomeno, di monitorare e di trovare la soluzione migliore.